Mistero della fede. Qui è un po' tutto da capire. Sono 2225 scaricate, vabbè, 2300 avevamo in benna. Vabbè, non si capisce tanto sinceramente. Perché se fosse come le fabbriche che hai un rapporto, e là ci sarebbe più. A meno che non siano i cicli, a meno che non siano riferiti ai cicli al mese. Cioè, non so, ogni mese puoi fare due, dico io, cavolata, ogni mese puoi fare 2000 cicli di insilato. E ora con le barbabietole tagliate fai 100 cicli in più rispetto alle barbabietole non tagliate. E allora avrebbe senso. Poi se cicli al mese 480. Vabbè, qui forse costi o no, non capisco quel numero 300 e 400, che differenza ci farebbe da stesse quantità, però un po' strano perché comunque nel processo va sempre perso qualcosa. Quindi deve darti magari, si trasforma, so. Ma no, piano. Capito che hai fretta, ma no, svetrarmi il rimorchio dietro. Ma chiediamo gentilmente il vostro aiuto, voi che siete più esperti. Se qualcuno ha già fatto caso a queste cose, se qualcuno ha usato queste biogas. Oreste, bisogna chiedere, che non so se. Vai nella chiamata, vedi cosa ti dice. C'è differenza di cicli al mese. Da che vediamo. Qua sempre cicli al mese 480 e qua sempre 480. Tu sempre tutto 480. Sì, è troppo perfetto questo biogas qua. Non capisco. A meno che non riesci a lavorare tipo su questi cicli al mese, l'insilato ne riesci a lavorare 2000 litri, non so, di cui. Concime 600, barbabietole tagliate 400, quindi ne riesci a lavorare 400. E le barbabietole normali 300. Cioè, se tu le barbabietole le tagli, ne lavora un terzo in più. Allora potrebbe avere senso. Allora potrebbe avere senso. Essendo tagliate, riesce a lavorarne un terzo in più. Di conseguenza, nello stesso arco di tempo, lavori più materiale perché le tagli. Quindi in realtà non è che aumenti il guadagno, ma guadagni prima. Sì, penso sia un po' una trovata, ma pubblicitaria, più che sia. E lo stesso quantitativo. 25.000 litri comunque tiene, perché è arrivato a pieno. Ecco, 25.000. Adesso può buttare solo quelle intere, quindi se vuoi fare una retro. Non so se vuoi farla a te, visto che ci proviamo, sei. Proviamo, dai. Proviamo a vedere le abilità delle meno 20 a mezzanotte dopo 12 ore di lavoro. No, devo cortare il lavoro io. Sono fresco e riposato. Mi sembra la ora. Bravo. Vabbè, qua vediamo quanti che ne tiro. Attenzione, vuol dire si è concentrato. Sta provando, sta tentando. Sì. La direzione deve essere giusta. Non è giusta. Le due balle. Infatti,
bisogna fare in minor retromarcia possibile, perciò fai il giro, te passi il radente, la rampa, te metti dritto perfetto, dopo te vieni dritto più pianetto tenendo il rimorchio dritto. Allora, ti faccio radente io sulla pelona, sono sti buono. Attenzione, si inserisce a raso ringhiera. No, dai, per poi scoprire che il rimorchio sarà troppo basso rispetto alla rampa di carico. Beh, guarda, lo lascio lì e transita. Attenzione, provo a girare. La ringhiera inizia ad avere paura. Vedo. Attenzione, ritenta un'altra posizione. Lo raddrizza un po'. Con controllo, vediamo cosa faccio. Il tendalino dietro ha paura. Esatto. No. E ritenta. E la ralla non va dalla parte giusta. La ringhiera rischia di brutto. Lo spigolo della ringhiera. L'ho presa. Attenzione, i sassi si stanno lamentando dello sfregamento delle gomme al suolo. La prende ma la sbaglia. Due baroni, aspetta, c'è anche il coso, l'asse strezzante. Hai anche l'asse strezzante attivo per aumentare la difficoltà, per far vedere che sei ancora più bravo. Mantiene l'asse strezzante attivo. Ok, l'ho bloccato. Sì, però mi sa che qua devi riaddrizzare un po' la ralla. Appunto. E tenta nuovamente, ma... Oh. Inizia la retro. Ciao, notte. La ringhiera è vicina. Il lato destro. Ok, potrebbe essere il momento giusto. Sì, contro sterza, raddrizza. Prova. Le gomme posteriori iniziano a salire. Attenzione. Sgomma il trattore. Il peso immane. Oh. Ce la fa. Attenzione. Attenzione, riuscirà a salire la rampa con tutto il peso del rimorchio. Aiuto, sono sceso dalla rampa. Allora aspetta, è il portatore dei cereali questo qua, aspetta. Beh, vabbè, scarica lo stesso. Le barbabietole vanno un po' dove vogliono, ma entrano. E tenta la retro con un sforzo sovrumano al massimo del carico. Sta per completarsi il riempimento. Siamo pieni. Bene. Otto. Quanto ci ho messo per arrivare in retro? Lo diranno in fase. Qualche minuto. Va bene, intanto abbiamo riempito queste due cose qua. E... sì, non ho capito perché adesso le barbabietole da zucchero normali non me le segna piene. Perché manca ancora un po'. Ma si dava pieno. No, l'altro era pieno. Quelle tagliate. Sì, no, ma adesso 25, 24, 6 e 20 si è fermato. Vabbè, perché ho finito il carico. Ah, pensavo fosse tornato lui. Ma è tutto pieno, dopodiché lui non so se abbia un criterio in cui parte prima o dopo, fa tutto quanto insieme. Non in teoria fa tutto insieme se è attivo, se è attivo. Però adesso non sono dentro come amministratore. Posso fare manutenzione al T8 perché no, si è no, dobbiamo pochi soldi. 2 milioni e una cinzia. Allora ci resta da buttare dentro sostanzialmente insilato. E concime, vabbè, dipende un po' dalle vacche, non so quanto hanno cacato. Mi ricordo tanto. Allora, il mucchio di merda sembra molto grande e perciò possiamo trasferirlo. Siamo nella merda. Trasferiamo un po' di leame. Aspetta, che arrivo. Bene, abbiamo cambiato la pala. Ops. Per poter caricare 3000 litri. Fermo. Riempiamo un bullir di merda. A posto. Oh, piano con rimorchio. 36%.
dobbiamo caricarti. 14.555, c'è uno sputo. Mi pare il morchio sia da 30-40 millilitri. Cioè mica sovracapacità su... Sì, c'è, sì. Sui bene. Ah, trio sì un po'. No. Beh, prima aveva caricato 16 litri. Esatto, fa leggermente di più. Dipende quanto pendi. 50%. Guarda là, 3016. Ehi. Povero sponde. Dai, su un altro po' di 4-5 bennate abbiamo finito. Ora come si agita il povero Scorpion. Sono già in sovraccarico, bene. Sì. E cioè, 5% di sovraccarico. Come arde delle ame. Se basta che guardi le gomme. Le vacche hanno caccato abbondantemente. Sì, anche lì, ma questo è caccato sotto, basta che guardi sotto. Sai, è vero che puoi alzare un po' di più il braccio senza distruggermi le sponde? Non mi ricordo se ho console laterale, qua è combinazione strana di tasti che ho messo. Ecco, guarda qua l'esperto del site Crotto il Pack. Ecco, ma va bene così, perché sennò si sbiancia un po' troppo. Sì, se andassi con un pochettino più di grazia, magari forse non ti rabatti come hai fatto prima. Cioè, è fretta. C'è il biogas che aspetta impaziente di essere caricato. Vedo. 32% di sovraccarico. Arrivare oltre il 50%. 96%. Sì, ma mi devo caricare tutto per niente perché il TM 20.000 litri. Eccolo. 25. Guarda l'attenzione, l'esperto. Sì, comunque 25. Quindi resterà rimorchio con cacca. Quindi stiamo caricando merda per niente. Esatto. Che bello. Fanno piacere queste cose. 104%. 50% di sovraccarico. Ultima benata, basta. L'ultima benata deve essere anche tipo a 20 millilitri. Vabbè, dopo accelereremo un po' tanto il tempo per... Esatto. Basta. Bene, merda per adesso oggi. Fai notare intanto l'accensione molto poco fumosa del T8. Ok. Un'accensione normale per il T8. Buona. Andiamo e seguiamo Buldir nelle sue azioni di retromarcia. Vettore, un caffè intanto che... Esatto, aspetta che stavolta metto portello grande, sennò... Devi dire che andare a girare Royo che sulla soglia. Sì. Proprio tu era. Anzi tu mi proprio bisogno rato, sono andato un po' luglio. Raga, a mezzanotte finisce il Royo, così un 57. Sento che fa un po' di fatica. No, hai guardato il rimorchio dall'esterno. No, perché sì, ho visto che è leggermente accucciato. Porca ma... puttana. Oh. Guarda che inquatata che ha. È come prima questa roba. Ma prima quando? Prima con le bitole era messo così con le bitole. Sì, ma non sei andato su per la rampa così? Perché eri in mezzo vuoto? Ok. Ora vediamo. Aspetta, uso il controller che va arrivato anche meglio. Ma perché parti già a rovescio? Mettiti già dritto, no? Ouch. Aspetta, facciamo. Gira.
pure tutto fa fatica lui, figurati in retromarcia. Adesso in teoria se deve più pianeta basta tenerla dritta. Che c'è il timone che gira, la sale che gira, tutto che gira. Anche i miei baroni gira. Non so la ringhiera. No, c'è spazio. Raddrizzi un po'. Non so, infatti vedo che sono un po'. No. Sì. Ma voglio buttarlo verso. Sinistra mia. Sì, ma proprio intorpolo su anche il Vai, timone. vai, boh. Urta in gira tutto a destra, urta in drio. Guarda, mi si gira il timone, ma. E beh, adesso ti si in diagonale. Dai commenti degli esperti delle ralle. Non mi viene su parole perché non si fa così. Provate voi su farmi, poi vediamo. E mi si gira proprio perché mi sa che si pianta il culo dietro sulla rampa. E quindi fa. Fa attrito. E mi si piega la ralla. Guarda. E sto sgommando. Non va su perché è troppo tarato per terra. Tutto il peso è dietro. Purtroppo non c'è il vericello qua su. Sì. Vabbè, se ci penso. Non Però c'è non. il vericello qua sul biogas. Potevano metterlo però. E Guarda. ruspa intera, Erode! Sì. Dai! E lui è fiacco. E più rimorchio pesano come tale, cioè se vedere basso. Si gira la ralla. Oh, Esatto, perché tutto il peso è dietro. sono dentro il macchio. Ma cosa fai là in mezzo? Ma sono entrato da fuori, non lo so. Era buona. No. Forse era Sale meglio qua. caricare il dumper di là, eh. Meglio se. Oh! No, ciao, notte. Cambiamo trattore. No, piega altro rimorchio proprio. Sì, no, mi dice, no, non mi metto a ricaricare rimorchio delle ame. Hai voluto fare la cazzata? Adesso sono cacchi tuoi. Già pari in corsa. Sì, fa prima e trovo là, mi stupo tutto, no? Rincorsa. Qua mi sa che. Spotto Aspettate, cacao. vediamo se gli diamo una mano. Aspetta, eh. Oh, c'ho ringhiera! No! Aiuto! Aiuto, sono caduto dentro il digestorio. Che fumo, no! Timo, si apri può venire fuori. Ora ragazzi, è schifo. Aiuto! Se ho messo dei pietoli in là, no, cos'è? Dietro Pietole, le rame. triturate, pietro intiere, che deve entrare per Rich. È Merda. pieno. È pieno, Bene. 35.000 però. Un Ah. po' di più, un po' di più. Allora mi sa che insilato farà di più, perché magari In essendo quello più teoria. fino. Bene, addio, ciao. Va bene ragazzi, intanto direi che per questa seconda parte della puntata è tutto. Vabbè, in qualche modo là. Usciti siamo usciti, caricato abbiamo caricato. Manca un po' di barbabietola e zucchero qua e adesso l'insilato beh, l'insilato, abbiamo quello fermentato delle trincee di là. Esatto. Che potremmo iniziare a portare un po' di qua, potremmo caricare il vaia Direi, perché sennò qua va a finire che ci mettiamo più tempo a fare altro marcia che resto. carichiamo il vaia e buttiamo dentro, che così poi facciamo partire tutta la produzione del biogas e vediamo di capire quanto guadagno ci dà. Beh, il metano dopo sicuramente sarà in vendita diretta. Esatto. E metano in vendita diretta, dopo invece liquame sostanzialmente,
e basta, non penso ci sia, non dovrebbe esserci tanto altro. Se li quami a 65.000 litri. Vediamo chi ha fatto i progetti, se ha fatto un lavoro fatto bene oppure però, beh, possiamo anche scaricare i liquami delle bestie. Sì, sì, è vero. Vediamo dov'è manure post fermenter. No, dov'è che mi dà 65.000 litri? Ah, perché dopo c'è anche il fermentation residuo del fermentato, il metano e il residuo. C'è central liquid manure storage, c'è il liquame fermentato. Ero qua nel fermenter slurry. Esatto, ne arrivo liquami. Abbiamo i liquami che dopo si trasformeranno in liquami fermentati e liquidi fermentati slurry, che a sua volta dopo dovrebbero trasformarsi in altra roba. Liquid manure digestate raw metane, quindi il liquid fermenter una volta che l'ha fermentato si trasforma qui e crea 1000 litri di metano e 1580 litri di di residuo, penso sia residuo fisso del biogas, insomma, dopo da buttare via. Scarti quelli solidi e poi quelli liquidi. Vabbè, posso derubare. Il biogas è un po' articolato, secondo me forse magari da dare un po' i nomi, da chiarire un attimino meglio un po' tutte le fasi, perché un po' scritte così sono un po' confusionarie. Tu qua girava con gli assi fissi, te credo che faceva manovre dopo 20.000 anni. Sì, Artemio, se la metà che non riesce a girare gli assi fissi. Va bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, intanto andiamo a caricare un po' di silato e dopo vediamo la prossima puntata e mandiamo anche avanti un po' il tempo, così facciamo lavorare il tutto. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.